Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi parliamo del PlayStation Showcase che si è tenuto ieri sera e che abbiamo guardato in live sul nostro canale Twitch. Abbiamo 20 minuti a disposizione dove vedremo tutti i trailer che sono stati presentati con le nuove uscite e ovviamente il mio commento su di essi. Cominciamo con Fair Games, che è questo titolo che ha aperto la conferenza della conferenza Sony, che sembra essere una sorta di gioco particolare dove si va a rapinare le banche probabilmente, con probabilmente elementi multiplayer che renderanno il titolo molto più interessante. Secondo annuncio che è stato effettuato, un gioco che mi ha ricordato molto Starship Troopers, il film, se ci fate un po' caso, però che in questo momento è stato presentato in questa maniera, ovvero il gioco che arriverà su PS5 e PC nel 2023, ovvero Helldivers. Non abbiamo data ufficiale, ma sappiamo che uscirà quest'anno. Altro titolo che viene presentato, un titolo esclusivo EA con visuale in prima persona, essere un gioco che sembra essere un roguelike con elementi FPS, ovviamente, dove appunto si ha la possibilità di mirare, colpire, eccetera eccetera, ovvero Immortals of Avenum. Titolo che anch'esso uscirà per l'appunto su PS5, però abbiamo appunto la possibilità di preordinarlo e vederlo giorno 20 luglio. Altro titolo sempre in prima persona che ho ribattezzato Genji Simulator, ovvero Ghost Runner 2, anche questo titolo che uscirà su PS5 e ovviamente sempre in futuro quest'anno 2023. Non abbiamo però anche in questo caso una data specifica. Ora passiamo invece ad uno dei titoli che mi è piaciuto particolarmente vedere ieri sera, probabilmente dal gameplay che sembra essere fluidissimo, il combattimento che sembra avere delle animazioni spettacolari, se è effettivamente quello che stiamo vedendo a schermo in questo momento, e probabilmente avere la possibilità di darmi grande soddisfazione, ovvero Phantom Blade Zero. Questo è probabilmente uno dei migliori che abbia visto sul PlayStation Showcase di ieri come titolo di per sé, e quindi sono molto 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 fiducioso di poterlo giocare e di poterlo provare pad alla mano. Andiamo ancora avanti con un altro gioco che mi ha dato le vibes di Tunic, un pochettino, se ci fate caso, mi ha dato un po' quelle vibes da Tunic, quindi potrebbe essere un titolo divertente se messo magari sulla collection del PlayStation Plus, perché non è uno di quei titoli che sinceramente mi ispira grossa fiducia così ad occhio, ovvero Sword of the Sea, che arriverà presto su PS5. Nessuna data e nessuna conferma. Procediamo e proseguiamo il nostro cammino con un gioco che abbiamo già avuto modo di apprezzare in passato anche e soprattutto su PC, e che invece adesso viene presentato addirittura su console e che 80%, se non mi ricordo, è stato annunciato addirittura uscirà anche su PC. Vediamo già alcuni elementi iconici di questo titolo, ovvero Tales of Principle, però in questo caso visto come una sorta di prequel, sempre per l'appunto un prequel, dove appunto 2023 PS5, ma sono abbastanza convinto che lo vedremo anche su PC. Altro gioco che invece non ho ben capito molto da quello che ha fatto vedere il trailer, un titolo che sembra essere un'avventura grafica con elementi però di interazione e di combattimenti, a quanto pare, stile cartoon, stile diciamo fumettistico, mettiamola così, con questa presentazione di Neva 2024, quindi anno prossimo però su PS5, e chissà, chissà. Altro titolo che invece viene presentato, un gioco che a me sinceramente non piace, vi dico già che a me sto PlayStation Showcase si salva per veramente poche robe, ovvero Cat Quest, il nuovo Cat Quest presentato ieri sera. Io ripeto, sono stato molto deluso in realtà da questo PlayStation Showcase, non mi ha dato grossissime vibes,
Anche questo arriverà 2024, PS5 e PS4 e andiamo avanti. Andiamo avanti con la più grande delusione probabilmente di Square, che è arrivata con un trailer che mi aveva fatto sobbalzare all'inizio con questa scena, vedendo appunto il fucile e un mantello che sventolare in questa maniera mi ha riportato in mente dei ricordi, che poi si è rivelato essere tutt'altro, ovvero una sorta di copia spudorata di Splatoon, solo che in questo caso non abbiamo la vernice ma abbiamo le bolle di sapone. E infatti, come si chiama il gioco? Foamstar, PS5 e PS4 per il nostro divertimento. Titolo che invece adesso stavo vedendo a schermo, che mi ha intrigato tantissimo per le meccaniche di gioco, a parte lo stile grafico che è assolutamente adorabile, ma di per sé abbiamo anche un meccanismo di gameplay che sembra essere veramente figo. L'alternazione del 2D e 3D, avere la possibilità di interagire con gli ambienti circostanti, rendono questo titolo secondo me molto accattivante, ovvero The Plucky Squire, che verrà annunciato su PS5 nel 2023. Quindi vedremo effettivamente quando uscirà, probabilmente fine anno. E altro titolo che invece mi è stato detto essere interessante, Teardown, che arriverà su PS5. Non so effettivamente come approcciarmi a un titolo del genere. Sembra essere comunque carino dal punto di vista grafico, ma non mi ispira dal punto di vista di gameplay. Quindi anche questo uscirà quest'anno. E poi, ragazzi, finalmente annunciato uno dei leak e probabilmente una delle bombe di questo PlayStation Showcase, un gioco che secondo me non necessitava né una remaster né un remake, essendo comunque un titolo invecchiato bene. Avrei preferito magari un altro capitolo sempre della stessa saga, riportato magari allo splendore di PS5, ovvero niente proprio di meno che Metal Gear Solid, che è stato rinominato Metal Gear Solid Delta, sembra essere Snake Eater. Infatti abbiamo qua il nostro primissimo piano del nostro Solid Snake, che anzi, che non è tanto Solid Snake ma in questo caso Naked Snake, dato che stiamo parlando appunto di Big Boss. Però sì, abbiamo praticamente l'annuncio di uno dei leak che è stato confermato. Si vociferava di questa notizia di un remake di Metal Gear Solid e c'è stato, fondamentalmente c'è stato, quindi tanta robetta. Altro titolo invece che non ho capito bene in che cosa si struttura, sembra quasi essere un non lo so, un Monster Hunter però con meccaniche totalmente diverse, ovvero Tower of Agzaba, che arriverà nel 2024. E poi ovviamente un altro dei titoli che hanno incorniciato la serata di ieri sera, assolutamente Final Fantasy XVI, presentato con un ennesimo trailer, anche se ormai credo di averne le palle piene dei trailer di Final Fantasy XVI, preferisco avere il gioco direttamente. O addirittura, piccola delusione che metto qui in questo frangente di video, la delusione di non aver visto qualcosa di Rebirth. Mi dispiace non aver visto né trailer o altro di Rebirth, perché sinceramente me lo sarei aspettato. Però per il momento ci atteniamo a Final Fantasy XVI, aspettiamo ovviamente il 22 di giugno per potercelo giocare e possibilmente settimana prossima per avere almeno la demo tra le mani e poter finalmente toccare con mano una realtà che ci portiamo dappresso da più di un anno, tra trailer e annunci e conferenze che stiamo letteralmente annaspando. Altro titolo invece bello dal punto di vista grafica e registico, a mio avviso, ovvero Alan Wake 2, che non conoscevo come saga, cioè non conosco la saga di Alan Wake,
Però questo trailer, devo ammettere, mi ha particolarmente colpito. Noto che i colori e tutto ciò che ovviamente si vede a schermo è fatto bene. 17 ottobre 2023, la data di lancio, preordine già disponibile, quindi direi un titolo comunque da poter tenere d'occhio. Proseguiamo con il nuovo trailer di Assassin's Creed in versione araba, in questo caso, quindi senza Gibolla. Ovviamente si scherza, però ci tenevo comunque a fare la battutina. Altro capitolo, ennesimo capitolo di Assassin's Creed Mirage, il 12 ottobre, quindi con data ufficiale già rilasciata e preordini disponibili. Non sono un amante della saga di Assassin's Creed, quindi per me è completamente uno skip. Altro titolo invece che è stato presentato con un trailer un po' enigmatico, che non mi ha fatto capire effettivamente di che cosa si stesse andando a parlare, si vedono gli scheletri che boh, hanno preso praticamente il controllo, sembra Revenant Hill, quindi per l'appunto la collina dei rinati, se si può dire così, che arriverà su PS5 e PS4, però non si sa la data ben precisa. Altro classicone che invece viene presentato e che, sinceramente parlando, ispira la mia vena da giocatore di ruolo, da RPG lover e JRPG lover, ovviamente Granblue Fantasy Link, Relink, anzi, scusatemi, titolo che esce per l'appunto questo inverno 2023, e vediamo un po' che cosa si riesce a fare. Poi, ovviamente, marchetta per Street Fighter 6, che esce per l'appunto il 2 giugno. Sempre su console e anche su PC, se non ricordo male, perché se non ricordo male si parlava anche di uscita su PC, però sappiamo benissimo che Street Fighter è uno dei mattoni classici dei giochi picchiaduro, e per l'appunto esce il 2 giugno del 2023. Preordini disponibili e ovviamente tutte le robe che abbiamo a seguito. Altro titolo che invece non mi ha particolarmente colpito, a parte il titolo che è un riferimento palesemente a Final Fantasy, ovvero Ultros, ma per il resto un gioco abbastanza enigmatico che non mi ha fatto capire bene se possa essere interessante o meno, in uscita 2024. Andiamo ancora avanti con un titolo che non mi sarei aspettato in realtà di vedere al PlayStation Showcase, dopo anche i recenti fallimenti della versione gacha sul dispositivo mobile, ovvero Tower of Fantasy. Tower of Fantasy, che è un titolo che conosco di nome ma che non ho mai provato con mano, e sinceramente non so neanche perché, dato che potrebbe tranquillamente interessarmi come gioco, però non ho mai avuto modo di poterlo provare. Altro titolo e altro gioco che secondo me merita un barlume di speranza in questo PlayStation Showcase è Dragon's Dogma 2, che sembra essere molto ben curato nei dettagli. In alcuni dettagli mi sembra anche più curato di Final Fantasy XVI, se devo essere sincero. Però diciamo che non voglio sbilanciarmi prima di provare con mano o di giocare effettivamente questi titoli. Però tanta roba. Dragon's Dogma 2 sembra essere molto molto carino, molto interessante, e avremo modo comunque di poterlo vedere magari l'anno prossimo o il più presto possibile, mettiamola così. Trailer di Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, che è un gioco che non giocherò mai, anche perché, come potete vedere, adesso infamissimi che non sono altro hanno messo il jumpscare anche nel trailer. Quindi alla fine del 2023 avremo anche questo titolo a disposizione. Si è passato successivamente alla parte VR 2, che ha presentato Resident Evil 4 Remake in progettazione per il VR 2. Questo potrebbe essere molto molto interessante, anche perché il remake di Resident Evil 4 l'ho trovato squisito. Dal punto di vista comunque compartimentale e grafico, solo che su PlayStation non mi viene bene giocare a un gioco dove si spara, ma nella versione VR probabilmente potrei effettivamente avere più feedback positivi.
Arizona Sunshine 2, altro titolo per PlayStation VR, classica trama con zombie e mondo post-apocalittico, che sinceramente non mi interessa proprio. E poi ovviamente un altro gioco sempre in first person shooter, che è probabilmente l'unica, diciamo l'unico ramo che può effettivamente sfruttare il PlayStation VR al 100% della sua potenzialità, perché appunto gli FPS ti consentono di avere una libertà di movimento più alta, ovvero Crossfire Sierra Squad. Tutti, diciamo la maggior parte dei titoli per VR implica per l'appunto un, diciamo un FPS. Anche in questo caso abbiamo un altro FPS sempre su PlayStation VR 2, ma credo che sia la cosa più normale del mondo, perché cosa puoi fare in POV praticamente, a parte tanti riferimenti, ovvero Synapse, che esce il 4 luglio sempre su PlayStation VR 2, sviluppato con Unreal Engine, molto caruccio. E poi presentazione di Beat Saber, che è già disponibile invece per PlayStation VR. Beat Saber, che è un gioco che a me piacerebbe tantissimo essendo un rhythm game, ma il mio cervello non riuscirebbe mai a collegare il fatto di poter tagliare verso sopra, verso sotto i cubi, perché appunto nel momento in cui processo le informazioni sono troppo lento e non riesco ad eseguire. Si ritorna successivamente nella parte normale, detta tra virgolette, della sezione PlayStation, con un altro titolo abbastanza enigmatico, che dai trailer con questi colori e con questi, diciamo, modelli sembra essere caruccio, però bisogna vedere sempre pad alla mano con una demo o con qualcosa di più concreto. Marathon. Titolo che, ripeto, mi ha suscitato qualche interesse, ma bisogna tastare, bisogna toccare con mano determinate cose. Andiamo ancora avanti con l'annuncio dell'espansione, almeno sembra essere l'espansione finale di Destiny 2, con un trailer cinematografico abbastanza particolare, nulla di estremamente invasivo, nessun gameplay, niente di niente, ma appunto abbiamo l'introduzione a The Final Shape, disponibile dal 22/8 del 2023, quindi 22 agosto, e per tutti gli amanti ovviamente può essere una bella notizia. Altro trailer in stile cinematografico, che non presenta gameplay, non presenta nulla, presenta solo una fase introduttiva del gioco con una CGI, che ovviamente mostrato non è una parte di gameplay, mi sembra anche corretto dire una cosa del genere. Io questi trailer ovviamente non mi espongo più di tanto, perché non mi sento di espormi, ovvero Concord. Titolo, altro titolo che tratta i viaggi nello spazio, su PS5 e su PC, che arriveranno appunto l'anno prossimo, ma fin quando non avrò modo di vedere non posso giudicare. Poi abbiamo avuto la marchetta sul film di Gran Turismo con Orlando Bloom, storia tratta da appunto film tratto da una storia vera. Interessante comunque vedere anche l'avvicinamento di Sony e di PlayStation al mondo cinematografico. Bella questa realtà del videogioco che si sta fondendo anche con le altre culture pop. E poi passiamo invece alla presentazione di nuovi gadget per PlayStation 5, questa sorta di schermo che ha anche un DualSense con lo schermo enorme, che non so se effettivamente funzionerà come una Nintendo Switch, perché i giochi devono essere installati originariamente sulla PlayStation e poi possono essere giocati anche tramite questo schermo. Le nuove cuffie, una sorta di pods che si possono mettere appunto all'orecchio, targate PlayStation, e poi lo schermo, che non so se funzionerà diciamo in modalità online o offline, perché se è semplicemente il, come dire, lo schermo da portare in bagno mentre si è a casa non serve a niente, ma se me lo posso portare fuori per giocare anche ai miei giochi fuori come se fosse una Switch, tanta bella robetta. E poi infine la bomba delle bombe, che mi ha fatto sobbalzare dalla sedia, l'annuncio di Spider-Man 2 con Peter Parker, che come potete vedere sta praticamente utilizzando la tecnologia del simbionte Venom.
E io appena ho visto questa roba sono uscito totalmente di testa. Ho detto spettacolare. Ho detto letteralmente spettacolare. E mi ha fatto venire voglia di recuperare praticamente il primo Spider-Man. Quindi molto probabilmente inizierò a giocarmi il primo Spider-Man e cercherò di vedere un pochettino la situazione per arrivare preparato a questo Spider-Man 2. Detto ciò, è finita la conferenza, non c'è nient'altro da dire. Spero che il video possa esservi stato utile e noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!